Hey guys, come si chiama Gamer e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Luigi's Mansion 2 HD Remake per Nintendo Switch. Nello scorso episodio abbiamo combattuto contro il primo boss del Maniero Tenebroso, ovvero la Regina dei Ragni, che appunto era uno spettro che lo controllava dal suo corpo, e una volta preso quello spettro ci siamo finalmente presi il primo frammento di Luna Scura, anzi il secondo, però visto che Strambi che aveva trovato il primo, per noi questo è il secondo, e finalmente ci è sbloccata una nuova zona, ovvero le Torri Tetre. Ovviamente secondo Stambic sarà qui il prossimo pezzo di Luna Scura che dobbiamo recuperare. Prima però di poter cominciare con l'episodio di oggi, ragazzi, mi raccomando, vi ricordo di lasciare un bel like per il continuo della serie che state supportando al massimo, e vi ricordo anche di iscrivervi al canale e attivare la campanellina per non perdervi nessun episodio della serie, e oltretutto condividete il video e la serie con i vostri amici. Cominciamo! Un lavoro da idraulico. Il sistema idraulico delle torri è inattivo. I fantasmi devono averlo danneggiato. Per cercare il prossimo frammento di Luna Scura, dobbiamo rimettere in funzione l'idrogeneratore. La nostra avventura ci porta a esplorare un nuovo edificio, Luigi. Non sei contento? No! Oh! Dai, su! Dov'è il tuo spirito d'avventura? Non siamo neanche a metà strada! Bisogna contenere quei fantasmi prima che infestino tutto l'universo! C'è un solo modo di rimediare a questo guaio, riportare la Luna Scura al suo posto in cielo. Il parascopio ha localizzato il prossimo frammento da qualche parte nelle Torri Tetre. Sono abbandonate da tempo, quindi pullano di piante esotiche e naturalmente di fantasmi. Sono davvero in cattive condizioni e, a quanto pare, il sistema idraulico è guasto. Se solo ci fosse un idraulico da queste parti... non vorrei dirtelo, ma ce l'hai davanti a te. Vedi? Le Torri Tetre sono dotate di un complesso sistema idraulico che alimenta tutti i macchinari. Perciò, la prima cosa da fare è controllare l'idrogeneratore. Ok, vediamo un po' la zona. Eccola lì. Ci siamo. E cerca di acchiappare nuove specie di fantasmi, ovviamente. Buona fortuna, figliolo! E si va ad esplorare... una nuova zona, ragazzi! È grande sto albero, ragazzi, cavolo! Ok, iniziamo subito. Controlla l'idrogeneratore. Come sempre, raga, prima si esplora in giro, cercando di trovare nuove cose da prendere, tipo ad esempio i soldi, in questo caso. Allora, da questa parte cosa abbiamo, invece? Un altro coso con i soldi. Ah, una chiave! Ah, è vero, perché il cancello è chiuso a chiave, quindi dovevamo per forza esplorare in giro. Allora, qua cosa abbiamo, invece? No, non ci provate nemmeno. Non so se l'ho preso, ma non importa. Allora, controlliamo in questo buco. Oh, lingotti, perfetto. C'è una finestrella. Vediamo un po'. Oh! C'è un bruto lì. Si muove la cosa lì. Per quale motivo? Vuole cercare di riportare l'energia a posto lui. Però non ce la fa. Poverino. Poverino, raga. Vuole cercare di riportare l'energia. Vabbè, dobbiamo aiutarlo. A sto punto, direi di entrare dentro. Ok, ora. Prendiamo intanto un po' di soldi da queste pianticelle. E vediamo un po' di andare in questa direzione. Qua cosa abbiamo, invece? Sono dei fiori, li posso strappare, vediamo un po'. Prima esplorerei un pochettino in giro, ragazzi, per vedere se trovo qualcosa. Allora... ah, qui c'è una pianta strana. La posso anche prendere. Non so cosa mi dovrebbe servire, ragazzi, ma... oh, l'ho sparata.
Forse potrebbe servirci. Ma saremo a vedere. Vedo una porta nascosta lì dietro, ragazzi, la vedo. Però ci andiamo più tardi. No, non c'è niente in quei fiori. Va bene, entriamo in questa stanza allora. Niente, si è accorto. Volevo coglierlo di sorpresa, ma... Ok, se n'è andato. Va bene. E io che lo volevo tanto acchiapparlo. Comunque ho visto che qui prima... vedete? C'è un'illusione. Aspettate. Lo sapevo. Avevo visto infatti l'illusione qui, ragazzi. Aspettate che devo acchiappare questi spiritelli. Non mi dire che c'è qualche fantasma qua dentro. Un bu! E uno, e due, e tre! Chi non ama i mambù? Sicuramente tu! Ok, abbiamo trovato il bu nascosto. Devi subito ricatturarlo. Eccolo lì! Bene, ora che abbiamo anche l'arcobaluce nuova di zecca, possiamo finalmente cercarlo molto facilmente. Prendiamoci i soldi. Non è ancora morto comunque per il momento. Dove sei? Fatti vedere. Dove sei? Eccolo! Trovato! E ora... Fatti colpire! Basta fare così, raga, per acchiappare quel bu. E poi alla fine, risucchiarlo. Olè! Perfetto! Ora direi di aprire subito... Ancora? No, è impossibile, raga. Ah, no, non c'era niente. Vabbè, non importa. Aspetta che ci sono altri soldi. E c'è anche un forziere. Ah, una chiave! Ok. Non so cosa ci serve questa chiave, ma... Saremo a vedere. Allora... non c'è niente lì, ragazzi. Almeno sopra vedo dei soldi. La chiave dovrebbe servire per qualcosa. Qua non possiamo farci niente. Forse per la stanza a sinistra, credo, raga. Credo, per giunta. Adesso vediamo un po'. Che è? Ah, Stramic. Dici? Proprio come temevo. L'idrogeneratore è in buone condizioni. Quindi la pompa idraulica deve essere ostruita. Perché non vai a controllare il serbatoio dell'acqua sul tetto? Va bene, allora. Sappiamo dove dobbiamo andare. Dobbiamo andare di sopra. E mi pare di ricordare che dobbiamo andare di qua, ragazzi. Ok, tiriamo via la foglia. Perché è una porta finta, infatti, quella foglia. E vedo anche che la porta è chiusa a chiave. Quindi entrare dentro a destra, raga, era obbligatorio, ovviamente, ragazzi. Allora, prendiamoci tanto i soldi. Che questi qua, raga, servirebbero assolutamente presi. E apriamo la porta. Ok, oh, ci sono dei rane lì! E anche un osso qua dentro! Ah, ma non sapete dove trovare l'osso? Ok. Allora, aspettate. Intanto ammazzo questi che mi danno i soldi. Ah, qua c'è dell'acqua. Intanto risucchiamo anche questi soldi. Non possiamo andare dall'altra parte. Però guardate la minimappa, raga. C'è una porta nascosta qui. Infatti, non sapevo, ragazzi, mi ricordavo. E poi si era anche notata pure la porta nascosta. Ok, risucchiamo pure questo e andiamo avanti di qua. Siamo nella serra. A quanto pare ci sono dei fantasmi che dobbiamo catturare. Ah, posso risucchiare anche queste? Ok, facciamolo. Non so cosa dovrebbe servire, ma almeno avrà un suo scopo, quello di risucchiare sti cosi. Facciamolo subito. Andiamo di qua allora. Oh, fatti prendere. Non l'ho preso. Maledetto, vuole ucciderci, quello lì, vuole farci cadere addosso la roba. Allora, qua mi pare che non c'è niente. Stupido fantasma. Ok. Qua sopra invece ho visto che c'è un coso. Se riesco a risucchiarlo, ok. Bene. Oh, soldi. Oh, soldi miei. Datemeli subito. Aspetta che devo passare dall'altra parte. Olè. Quanti sono, ragazzi? Perfetto. Non riesco a prenderli tutti, ma non fa niente, raga, dai. Vabbè, lo stesso. Quindi ecco cosa serviva a dover risucchiare quelle cose in quelle sul soffitto. Va bene. Cosa, Itz? Ah, posso anche toccare questo, ma non credo che servirebbe a niente. Lo sapevo. Oh, c'hanno anche la pala questi. Allora... Quando hanno la pala possono difendersi. Basta aspettare che loro attaccano e poi prenderli. È facile, raga. È lo stesso procedimento per quanto riguarda l'armatura che hanno addosso. Solo che questa volta hanno una pala. Allora, vediamo un po' se riesco a prenderli tutti e due. Mamma mia, ragazzi.
presi! Perfetto. Ok, erano solo tre. Abbiamo provato abbiamo visto anche che questi qui si possono anche difendere. Qualcosa abbiamo? Oh! C'è una rana che ce l'ha con me, raga. E c'è anche un forziere lì. Non possiamo raggiungere questa zona, credo, ragazzi. Forse c'è un modo per raggiungerla. Vediamo. Ci sono delle scale qui, intanto. Qualcosa abbiamo? Niente. Qui invece c'è una valvola. Ah, posso girarla? E vedo anche una gemma lì, ragazzi. Non so se la vedete. Ah, dei cuori. Vabbè, non che mi servirebbero comunque. Ah, aspetta. Vedo una porta invisibile qui, credo. Lo sapevo. Raga, c'era il tappeto, si capiva. Perfetto. Vediamo un po' cosa abbiamo qui. Ok. Però mi ricordo che qua dovrebbe esserci qualcosa, credo. No, ok. Mi ricordavo male. Ok, eliminiamo queste robe qua. E queste radici non possiamo farci niente, raga, a quanto pare. Va bene. Forse più tardi potremo sbloccare qualcosa con cui possiamo togliere le radici. Va bene. Dall'altra parte credo che non possiamo prendere quella gemma perché è chiusa. Forse più tardi la prenderemo. Poi... aspetta che qua c'è un coso con la foglia. Tiriamo. Vengono i pepe... oh, il pepe sono dorato! Preso! Ci dai i soldi questo qui, ragazzi. Mamma mia, meno male che l'ho preso. C'è un altro pipistrello, vieni qua. Ottimo. Ok. Saliamo in cima, ragazzi. Ah, c'è un altro pipistrello sotto. L'ho preso da sotto, dai. Ok. Entriamo qua dentro. Ok, a quanto pare abbiamo delle piante carnivore. Allora, in sintesi, cosa dobbiamo fare per prendere quel forziere che sta lì dietro? È molto semplice. Per distruggere quelle piante carnivore, dobbiamo utilizzare quest'affare qua, che avevamo visto all'inizio quando siamo arrivati in questa maggiore. Allora, basta risucchiarlo, poi prendere la mira sul tizio, sulla la pianta carnivora, poi sparargli addosso. Lui se la mangerà e dovrebbe morire? Sì, in un solo colpo dovrebbe morire. Ok, facciamolo anche a lui. Ecco qua. Questa è la tattica per battere le piante carnivore. È molto semplice. Ora possiamo prendere questo forziere. Vediamo un po'. Una chiave! Ci può servire. Ottimo. Mi sa che dobbiamo per forza sconfiggere quelle cose, allora. E questo invece? So se che ci potrebbe servire, ma non adesso. Poi si spiegherà cosa. Aspetta che ho visto una valvola. Aspettate che ho visto una valvola. L'ho vista. Fatemi fare sta cosa. Cosa serve sta valvola? Non mi dire che esce l'acqua. Ah no. No, purtroppo non servirebbe a niente, raga. Forse potremmo scoprire qualcosa più avanti con questa valvola. Va bene. Andiamo avanti allora. Oh! Non ci credo. C'era una... Un tappeto... Ma vaffanculo, guarda. C'era un'asse rotta e il tappeto che lo nascondeva. Vabbè, dai, lasciamo stare. Ok, sono ritornato nel punto di prima. L'ho fatto apposta comunque, raga, perché io mi ricordavo che il tappeto era praticamente una trappola. Solo che volevo farvi vedere un attimo cosa c'era lì sopra il tappeto. Va bene. Ponte sospeso. Cos'è quel coso lì, raga? Ok, a quanto pare i corvi ci attaccano. Aia. Dobbiamo soltanto evitare il loro... vaffanculo. Riesco ad andare avanti senza farmi prendere da questi corvi? No, non riesco ad andare avanti. Resteremo qui. Allora, dobbiamo soltanto evitare i loro attacchi. Oh, mamma mia, guarda. Aia. Dai, però. Ma è possibile mai che non ce la faccio? No, niente, raga. È impossibile. Oh, ce l'ho fatta, mamma mia. Cioè, non era tanto difficile comunque. Ah, è qui che si viva la chiave. Oh, perfetto, meno male, guarda, cioè. Oh, c'è un topo dorato! No, 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 vieni qui, vieni qui. Mamma mia, meno male che l'ho preso. Quel topo dorato dava i soldi. È vero, perché ci sono anche i topi dorati, ragazzi. Ok, vieni qua subito tu. Preso. Ok. Non ho visto che stanza siamo. Intanto prendiamo... Oh! Non ci credo, dalle tubature sono usciti.
Aspetta, vediamo un po' se riesco a prenderli tutti. Aia. Oh, ho preso tutti anche se ho subito un po' di vita. Ma non è un problema. Fatto. Aspetta che catturiamo questo topo. Sì, anche lui. Come fa a stare... due, addirittura. Aia. Oh, sto subendo tanti danni. Non è possibile sta cosa. Adesso venite qua voi due. Oh, che sono quasi morto per colpa vostra. Dammi anche la vita. Meno male che mi ha dato la vita, ragazzi. Mio Dio. Allora, vedo anche una gemma lì da quella parte, ragazzi. Dobbiamo prenderla subito. Grazie del cuoricino. Almeno c'ho 100 cuori. Oh! Siamo chiusi! Allora, c'è anche un coso lì, raga. Credo che sia una sorta di palloncino. Risucchiamolo. Allora, questa cosa è molto divertente. Questa me la ricordo molto bene. Questo qui, raga, è una sorta di palloncino. Se non lo gonfiamo... Guardate che succede. Ci stiamo sollevando. Attenzione alle spine, raga, perché... Se toccate le spine, il palloncino scoppia e cadrete. E credo che vi fa subire danno, credo, se mi ricordo molto bene. Mi pare di aver visto anche una sorta di gemma poi lì. La vado subito a prendere, se è possibile. Oh! C'è anche un palloncino dorato! Allora, i palloncini dorati, raga, se volete saperlo, servono proprio... Sapete perché, raga? Guardate. C'è una sorta di minigioco dove noi dobbiamo seguire questa pista di monete... Prima che scada il tempo, soltanto i palloncini dorati danno questo minigame. Olè! Il primo è facile, è stato facile. E come ricompensa abbiamo del denaro! Grazie mille, gioco! Allora, intanto dammi un attimo questo che mi servirebbe, innanzitutto. Ah, anche se cadiamo comunque, raga, non vi preoccupate, perché possiamo comunque fare questa cosa. Allora, andiamo di qua, intanto. Ok, andiamo qua. E prendiamoci la gemma. Questo è il modo per prendere la gemma, ragazzi, sappiatelo, eh. Ok. È la seconda gemma che prendiamo, questa qui. Su 13. In questo livello. No, l'ho risucchiata per sbaglio, vabbè. Tanto per uscire, ragazzi, c'è il palloncino lì, raga. Aspettate. Ok, preso. E andiamo. Let's go. Bene. C'è anche un foro lì, raga. Aspettate che lo risucchio. Ok, vediamo un po'. Laboratorio botanico. Stanno facendo qualcosa sti due. C'è anche qualcos'altro qui, raga. Va bene. Non oso pensare. Va bene. Dobbiamo per forza entrare là dentro, mi sa, raga, eh. Dai, direi subito di fare così per salire in alto. Che dovrebbe esserci tipo una porta, mi pare, dall'altra parte. Tipo verso sinistra. Sì, infatti, mi ricordavo bene. Dobbiamo per forza andare di qua, raga, per andare avanti. Ok, possiamo andare avanti adesso. Tranquilli che qua non ci sono i corvi sì, ma sono solo pochi. Ok, distrutti, almeno ci danno i soldi, perfetto. Ok. Ah, mi sa che siamo arrivati, credo. Sì, allora non serviva andare in quella stanza. Va bene. E cos'è quel viscido? Oh! Oddio, c'è un fantasma. Ok, si sta coprendo con il secchio. Dobbiamo per forza aspettare che lui tolga il secchio. Vediamo un po'. Eccolo qui. Si capisce quanto voglio il secchio, ragazzi, eh. E ora vieni qua. Preso. Ah, era solo lui, raga. Ok. Allora, questo minigame è molto bello. Sapete perché, raga? Noi dobbiamo accendere, appunto, il coso. Ma il problema... Ecco, guardate. Io mi metto su questa piastrella e si aprono questi affari. Cosa potranno servire? Dobbiamo accenderli tutti, a quanto pare. Solo che... vediamo un po'. Se mi metto qui invece... Vediamo un po'. Vedete che ci sono dei puntatori verdi? Ecco, vedete? Vuol dire che dobbiamo accendere anche questi qua che si accendono. Ma non possiamo accenderli perché sono chiusi. Come dobbiamo fare? Molto semplice. Prendiamo il secchio. E vedete che c'è un liquido giallo lì? Proviamo a mettere il secchio qui, raga. Magari il secchio non poteva premere l'interruttore perché non era pesante. Ma adesso che c'è del liquido sopra, vuol dire che adesso può premere il pulsante. Vediamo un po'. Lasciamolo, aspettate. Aspettate. Come si faceva? Ah, ecco così, raga. Perfetto. Non riuscivo a farlo. Ecco, vedete? Adesso che è pesante il secchio,
possiamo adesso accendere tutti e quattro gli interruttori. Bene, e che l'acqua ci sia! Anche i fantasmi sono contenti che è arrivata l'acqua. Vabbè. Sono un po' bimbantelli anche i giocherelloni questi fantasmi, eh. Va bene. Sami che ci chiama. Oh, vedo dei lingotti dietro, raga. Fantastico, ragazzo mio. Il flusso d'acqua si sta normalizzando. Bene, ti pizza il trasporto subito al bunker. Solo un minuto. Va bene. Succede qualcosa, raga. Che è? Mi sa che abbiamo... Forse mi sa che è la causa del fatto che l'acqua non usciva. Oddio. Sì, vabbè. Non so come faceva a stare in quelle tubature, ma lasciamo stare. Ad ogni modo, ripresento un nuovo tipo di fantasma. È uno di quei fantasmi gialli. La sua unica abilità sarebbe quella di spruzzarci addosso le robe per farci scivolare. Allora, qua non lo possiamo catturarlo tranquillamente. Ma il problema... Allora, aspettate, intanto cerco di prendere intanto i cosi... Aia. Scusa, volevo prendere i lingotti qua dietro, scusami. Allora, qual è la sua particolarità, ragazzi? Vabbè, non importa. La sua particolarità è che quando lo catturiamo, lui continuerà a lanciarci le cose addosso per impedire che noi lo catturiamo. Dovete spostarvi a destra e a sinistra per non farvi colpire. Non è molto facile, ragazzi, basta solo stare molto attenti. Ok. Vai, 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 preso! Mamma mia, raga. Non è molto facile affrontare questo tipo di fantasma, eh. Comunque dai, Samic. Oh, oh, quel fantasma era bello grosso. Ma l'hai sconfitto senza problemi. Beh, in realtà mi sono solo spostato, ma vabbè. Beh, effettivamente è vero. Ti riporto indietro, attento al cappello. Adesso il livello è completato. Prima non era completato, era una truffa. Tipo un troll. Va bene. Missione completata, ragazzi! Vediamo un po' quanto ci abbiamo impiegato. 17 minuti, dai, onesto. Quante stelle? 2. Sempre 2, ragazzi. Tanto non mi rimane meglio di me stesso, raga. Torniamo al bunker. Ben fatto, Luigi. Vediamo questo nuovo fantasma. Allora, nuova gemma. Eccolo qui. Vabbè, questo qua l'avevamo già preso. Eccolo qui. 44 mi ha dato di soldi. Guarda, tanto. Anche il V abbiamo catturato, effettivamente, è vero. Ah, non ci basta per potenziare il Portergast. Ma chi se ne frega, dai. Ci può bastare. Per tutti i microscopi, non avevo mai visto una specie così prima d'ora. E grazie ad aver ripristinato il flusso dell'acqua. Se alla fine ti rendi conto che cacciare i fantasmi non fa per te, ma in futuro hai un futuro da idraulico. Sarei felice di sapere che il sistema idraulico delle torri tetre è tornato a funzionare quasi a pieno regime. Ho anche delle novità riguardo al frammento di una scura. Ma perché non fai una pausa? Sei madido di sudore? O forse è acqua? No, credo che sia per sudore, guarda, Sambic. Vabbè. Ad ogni modo, possiamo concludere qui questo episodio. Quindi mi raccomando, ragazzi, fatemi sapere nei commenti se volete il continuo della serie. Vi ricordo di lasciare un bel like, di condividere il video con i vostri amici. E se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdervi nessun episodio della serie. Detto questo, raga, dal vostro JamiGamer vi saluto e al prossimo episodio. See you next time!